Per sostenere il lavoro delle reti sono state organizzate anche specifiche attività laboratoriali. Come le reti hanno partecipato e quali vantaggi hanno segnalato? Sì, noi abbiamo realizzato delle attività laboratoriali sul design management, design thinking e le imprese che partecipano alle nostre reti hanno partecipato. Un primo elemento interessante è proprio stato che il laboratorio ha dato la possibilità quindi a imprese più giovani e alle imprese più mature che compongono queste reti di lavorare insieme e infatti questo secondo noi è un aspetto importante del programma Distretti, cioè quello di aver dato la possibilità a imprese più mature, imprese più giovani, anche quindi con dei livelli di esperienza e di contenuto tecnologico diversi, di trasferire la propria competenza reciprocamente. L'altro aspetto che sicuramente è stato positivamente valutato da chi ha partecipato a questi laboratori è stato il fatto di avere messo in pratica, di aver sperimentato delle metodologie codificate per sviluppare la creatività che normalmente, diciamo, in azienda non vengono usualmente impiegate, quindi è stato sicuramente un'esperienza utile.